Hola amigo, beccati questo break di Mr. Steve Ferrone. Che spettacolo, raga! Qui Steve Ferrone è magia pura. Ora ti spiego entrambi i fill lentamente e poi ti do anche un paio di esercizi che proverò io stesso a improvvisare sul momento, perché il senso di questo video non è tanto imparare questi fill, fare copia e incolla e andare stasera a suonare con la tua band e metterli in un pezzo qualunque. No, il senso è prima di tutto capire il concetto che c'è dietro, l'idea creativa, e applicarla poi ad altri fill creati da noi. Se vorrai approfondire, ho fatto anche un corso interamente dedicato allo sviluppo della creatività nei fill, è un corso molto seguito, ti lascio il link in descrizione se poi vuoi dare un occhio. Ma torniamo a Steve Ferrone, questa è una versione di Can't Find My Way Home, album meraviglioso degli Spin 1-2, dove c'è tutta questa sezione morbida suonata con le spazzole e poi arriva nella parte finale questo break che bam, ti taglia in due la faccia. E i fill sono due in effetti, non sono difficili ma sono molto caratteristici. Partiamo dal primo, che ha una particolarità interessante. Perché? Perché parte con la cassa sull'uno. Di solito quando facciamo un lancio è probabile che spontaneamente attaccheremo usando le mani il rullante, il primo tom, ma invece lui mette la cassa sull'uno e un flam sul secondo sedicesimo che crea la magia. Tupra! Per chiudere poi con due aperture di Charlie in levare con la cassa. Te lo faccio sentire. Il secondo fill è ancora più clamoroso, perché stavolta invece di partire sull'uno, come farebbe la maggior parte di noi, Ferrone piazza un flam sull'ultimo sedicesimo e poi gioca con i tom in levare con la cassa. Veramente è un fill imprevedibile, lo definirei. Capisci cosa intendo? Questo è un fill che ha una tensione, che ti lascia lì col fiato sospeso, sta lì ad ascoltarlo. Poi questi sono anche fill abbastanza lunghi, di una battuta intera. Ferrone qui ha lo spazio per farti godere, ma puoi notare che l'esecuzione è semplice, ma l'idea è molto originale, no? E adesso per farti capire il vero scopo dell'esercizio vado sulla batteria e provo a fare un paio di esercizi di improvvisazione basati sul concetto dei fill di Steve Ferrone, ovvero nel primo caso mi impongo di partire con la cassa sul primo quarto, quindi non con le mani, invece nel secondo caso mi impongo di partire con un flam anticipato sul quarto sedicesimo. Vediamo cosa viene fuori. Oh, improvvisato, eh?
Vabbè ragazzi, qua c'è da lavorare. Come vedi però, semplicemente analizzando un paio di fill, ascoltando con attenzione, possiamo tirar fuori un sacco di idee. E quindi spero che il concetto sia passato, cioè non dobbiamo copiare ma prendere ispirazione. E se ti senti debole sui fill o non hai idee quando tocca a te, non sai cosa fare, ti ricordo ancora il mio corso Fill Control, dove ci sono molte altre idee creative da sviluppare, lo trovi su fillcontrol.it. Grazie mille se sei rimasto fino adesso, a breve spero di farti questo video su Steve Ferrone perché ci sto lavorando da tanto tempo, spero che venga un bel videone. Se non sei ancora iscritto al canale, fallo adesso, clicca qui sotto, lasciami un commento se ti è piaciuto il video e ci vediamo alla prossima. Buona musica e buon feel, ciao!